Stavano a partire dall'amichevole di oggi, si vede che ti alleni tutti i giorni. Ma sì, no, sto bene fisicamente, mi è stata data questa possibilità dalla società Racing e da Mr. Gianni Chedda, io mi alleno con loro, sono contento, mi tengo pronto per un'eventuale chiamata di qualche squadra importante. Qualche giorno fa hai detto si sta muovendo qualcosa, ci siamo quasi con il Racing o... No, con il Racing per ora non c'è assolutamente nulla, mi danno solo la possibilità di allenarmi, si sta muovendo qualcosa in qualche squadra importante, speriamo che arrivi l'offerta ufficiale che posso valutare con calma e decidere. Oggi in amichevole contro Cataldi, come l'hai trovato cresciuto? Può essere un po' il Pere della Lazio? No, oggi ha fatto una buonissima partita, tra l'altro ha fatto anche un gran gol su punizione. Mi dispiace che stia giocando poco alla Lazio, però evidentemente mister Inzaghi, che è sicuramente molto bravo a capire come stanno i giocatori, non lo vede in forma, ma verrà sicuramente il suo momento perché ha delle grandissime qualità e diventerà un ottimo giocatore. Inzaghi l'ha spesso impiegato come mezzala, anzi come regista, ma lui si sente una mezzala. Tu in che ruolo lo vedi meglio? Ma secondo me può giocare in tutti e due i ruoli, a seconda delle partite, degli avversari, può essere impiegato davanti alla difesa o interno. Oggi ha giocato davanti alla difesa, secondo me ha fatto un'ottima partita. Oltre insomma, a te a Danilo c'era anche mister Gianni Chedda, ovviamente un altro ex laziale. Che mister è Gianni Chedda? Ma è un buon allenatore, insegna molto ai giovani, la squadra del Racing ha tantissimi giovani, conditi da qualche uomo d'esperienza, è molto bravo a insegnare calcio, i giocatori gli danno anche parecchio ascolto e facendo così cresceranno in fretta. Ti ha sorpreso la Lazio di quest'anno con Inzaghi, la tira adesso al terzo posto? Ma sicuramente sta facendo molto bene, magari dal punto di vista del gioco fino a domenica scorsa non è stato il massimo, però ho già detto in passato che in questo periodo dell'anno è meglio fare punti che giocare bene. Poi il gioco arriverà sicuramente, già domenica scorsa sabato a Udine hanno fatto un'ottima partita e si è visto anche del gioco. Quale obiettivo può puntare? Magari accontentarsi dell'Europa League o guardare anche più in alto? Ma penso che debba guardare innanzitutto l'Europa League, poi una volta che ha raggiunto l'Europa League vedere quante partite mancano alla fine, ma il campionato è veramente lungo, appena cominciato, quindi è meglio iniziare a fare punti senza avere un obiettivo preciso e poi più avanti nella stagione vedere dove sono messi in classifica. Non c'è proprio spazio per Mauro in questa Lazio? Ma questa domanda non la dovete fare a me, dovete farla alla società. Io mi sto allenando, sono pronto e vediamo cosa succede. Come la vedi, con un po' di rimpianto, un po' così di nostalgia? No. Come le tue sensazioni? No, rimpianti no, è normale che un po' di nostalgia c'è dopo 10 anni di Lazio. Mi sarebbe piaciuto finire lì la carriera, così non è andata, sono state delle scelte societarie diverse. Rispetto alle loro scelte guardo avanti per la mia di carriera. Fin quando hai aspettato? Quando è la tua deadline nella testa in quest'estate, qual è stata? No, ma non c'è stata nessuna deadline, io ho aspettato la chiamata del presidente fino al ritiro, non c'è stata, mi hanno detto che non mi avrebbero rinnovato il contratto, mi basta, ho guardato avanti tranquillamente. Stefano, è passato 10 anni alla Lazio, anche capitano, cosa ti senti di dire a chi magari pensa che la Lazio sia un punto di partenza e non un punto d'arrivo? Ma io non devo dire niente perché è la storia che parla per questa maglia, per questa società. Magari tanti non la conoscono e bisognerebbe andarla a vedere per capire realmente che cos'è questa società e questi colori. Grazie. Prego.